al termine di una partita sofferta, ma veramente molto molto bella da rischiare. No, una bellissima partita perché complimenti anche alla Sassari Lattedolce che è una delle squadre che secondo me esprime il miglior calcio della categoria. Io ho visto anche molte delle 9 partite precedenti e è una squadra che esprime un bel calcio con dei giocatori di qualità. Quindi era una partita tra due squadre che cercano il risultato attraverso il gioco e la naturale conseguenza di questo è che ne esca fuori una bella partita. Rischia ancora una volta ha messo in mostra oltre la qualità, secondo me anche delle doti umane sopra la media, così come è stato con Cassino, ha saputo soffrire, ha saputo stringere i denti, ha saputo nel finale di partita prendere campo e vincere con la voglia questa partita. Quindi un plauso a tutti i ragazzi che sono sempre più dentro questo progetto, dentro questa famiglia e che hanno sempre di più lo spirito combattivo del proprio allenatore. Abbiamo lavorato insieme io e te in altri contesti, ci chiedevano sempre di fare le pagelle, dovessi tornare a farle io le pagelle per Ischia a Baldassi darei 8. Ma Baldassi è un. Io quando ho individuato in Baldassi l'esterno d'attacco adatto per l'Ischia, io ero sicuro di portare a Ischia un calciatore in grado di fare la differenza. Lo sta facendo ancora a tratti, secondo me. Quindi io penso che lui possa dare ancora di più, possa avere più continuità, penso potesse avere anche uno score migliore in questo punto del campionato, però è comunque un ragazzo giovane, lui è 99, quasi 2000, è la prima volta che esce fuori dalla sua zona di comfort di Monterotondo, misurandosi con una piazza molto più importante, andando via di casa per fare il calciatore. E quindi io credo che questo per lui sia un punto di partenza per poi migliorare ancora, però c'è certamente un valore aggiunto, io credo che sarà destinato a una carriera da professionista o quantomeno ad essere uno dei fenomeni della categoria nei prossimi anni e spero che inizi già da Ischia. Detto che tuttavia non possiamo non, tornando un attimo a guardare la partita, dare l'ottima prestazione di Baldassi, ma io aggiungerei anche Ballinano e anche Badalano che oggi hanno fatto una grande partita. Rischia non riesce a segnare, se non mi sbaglio, le nazioni, anche oggi due calci piazzati. Queste sono è un dato sicuramente, però per esempio ieri nella conferenza di presentazione Enrico citava dei dati, noi siamo la squadra che più di tutti per primo posto per expected goal, che significa occasioni create con percentuale di diventare gol. Quindi quando è così significa che la strada percorsa è sempre quella giusta. È chiaro che dovremmo fare qualche gol in più, però su questa strada i gol arriveranno. L'importante comunque è essere alla grande in questo campionato, dimostrare di essere comunque su un buon livello in un girone difficile e portare punti a casa, perché ora stiamo dando continuità anche a questo aspetto che è di primaria importanza. Per fermarmi su questo aspetto del collega, una grande partita di sacrificio da parte di Talamo, l'abbiamo visto iniziare la partita anche sull'esterno, poi ne parleremo ovviamente con l'allenatore. L'impressione è che il giocatore senta di avere tante responsabilità, se le voglia prendere, voglia caricarsi la squadra sulle spalle, però rischi in qualche modo di pagarlo poi tutte queste cose che chiede a se stesso. No, ma lui è un ragazzo sensibile e con la sua sensibilità ha capito qui la passione che c'è a Ischia, la passione che noi ci mettiamo tutti quotidianamente, dal presidente in primis fino all'ultimo di questa società, comprendendo anche i tifosi. Lui è molto preso da questa situazione, è un ragazzo molto generoso, eccezionale. Io penso che anche dal punto di vista della prestazione, eccezion fatta, magari per 1 o 2 partite c'è sempre stato. E se l'Ischia riesce a sviluppare questo gioco è proprio per la quantità infinita di palloni che Talamo pulisce. Forse nella fase di conclusione aveva trovato grande fiducia segnando 4 gol in 3 partite, più uno che gli era stato annullato regolare col Flaminia, più uno in Coppa Italia, stava avendo uno score importante superiore anche a quello degli anni scorsi. Pesa un po', penso, la pressione di quei 2 rigori che ha sbagliato, però lui deve stare tranquillo perché gode della fiducia della società, di tutti, dell'allenatore in primis, di me che l'ho portato a Ischia, della società e penso anche dei tifosi che apprezzano la generosità e anche la qualità nel gioco che lui esprime. Arriverà anche il gol, io sono convinto che riprenderà anche a
a aumentare il suo bottino di gol? Il campionato si sta un po' rivoluzionando, vediamo panchine che saltano, panchine che si aggiornano, come lo vedi, diciamo un tuo commento anche senza entrare nei dati specifici che abbiamo seguito nelle ultime settimane. Comunque è un dato importante che ci racconta di un campionato che per adesso sembra ancora livellato. No, ma questo è un campionato difficilissimo perché vediamo risultati che cambiano di settimana in settimana, lo scenario cambia ripetutamente. Anche qua sembra anche quando andiamo anche in trasferta, per esempio la partita di mercoledì, sembra sempre che con un pareggio non si sia fatto niente. Quando invece Lazio è una squadra che ha messo in difficoltà tutto, oggi vinceva 0-2 a Nocera, ha perso l'ultimo minuto contro la squadra più attrezzata, una delle squadre più attrezzate del campionato, ma così come il Budoni che siamo andati a battere 4-0 in trasferta, ha battuto il Cassino, poi ha battuto, oggi ha fatto 0-0 contro Sarabus Ogliastra che era la seconda forza del campionato, così come anche l'Ardea, oggi ha fermato anche la Cavese, quindi questo dà valore ancora di più al percorso comunque costante che stiamo avendo. Ci manca qualche punto, ma comunque penso che in quest'ottica di rivoluzione continua noi siamo tra le squadre più costanti del campionato e dà valore al lavoro che stiamo facendo, perché questo è un campionato tutt'altro che semplice e l'Ischia e ci sta dentro benissimo e ancora, io penso che abbia ancora margini di miglioramento, però non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti, per cosa siamo partiti e mantenere un certo equilibrio nel portare avanti questo campionato, ma un equilibrio che a noi almeno non manca, non è mancato l'anno scorso quando abbiamo affrontato qualche giornata buia, non manca certo quest'anno.